Venga. Grazie. No, no, guardi, no, no, non si può mica parcheggiare in il Camposanto, no, non si vuole. Sbiriguda, supercazzola prematurata. Eh? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle, le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no, non si può parcheggiare. No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana, o setta. Uh-huh. Intanto trini la confraternita pulitina, grazie. Una pulitina. Quanto vengono questi gialli? 1.500. 1.500? Sì. Questi? E quel mazzo di margherite? 1.000 lire. 1.000 lire? Accidenti. Non si può far di meno. Quei gladioli 12 quanto vengono? 6.000. Ma vaffa. Dai, Sassaroli, vieni fuori. Professore, un fare il bischero. Bischero sarai te. Oh, Melandri. No, non dicevo mica a te, sai. Ma io sì. Non mi avevi detto che oggi andavi a vendere l'enciclopedia in campagna? Eh sì, alle galline. E tu mi avevi detto che c'avevi una perizia Lucca. Oh, ci è venuto anche lui, eh? Sì, ma telefonato, dice, che fate oggi? Nulla, dico io. E lui, meglio, anch'io sono un parto cesareo. O Macetti. Ah. Passavo di qui. Ragazzi, ma perché ci si deve vergognare? Ricordarsi dell'anniversario di un amico come il Ferozzi lo ricondolito. Anzi, io dico il contrario. Chi non è venuto oggi, e non faccio nomi, però glielo dico in faccia quando lo vedo, ha il babbo becco e di conseguenza la mamma troia. No. Non si offendono il babbo e la mamma, tanto più che abitano qui anche loro e potrebbero sentire. Oh ragazzi, bisognerebbe venirci un po' più spesso qui. Se si aspetta che venga la sua moglie e il suo figliolo, questa non è una tomba, è un troiaio. Tieni, tieni. Prendi. Ed eccoci qui, come quattro bischeri, però con questa amicizia che dura da tanto tempo, anche dopo morti, e malgrado tutte le differenze che ci sono fra di noi. Il professor Sassaroli, illustre clinico e chirurgo famoso. Rambaldo Melandri, architetto del comune, trombato, ma per pochi voti, all'assessorato dei lavori pubblici. Guido Necchi, proprietario del bar-ristorante omonimo. E il sottoscritto Conte Raffaello Mascetti, che non so più neanche come definirmi. Tutti uniti da certe regole che non ci siamo mai dette. Il diritto di sfotterci reciprocamente, la voglia di ridere, di divertirsi e il gusto difficile di non prendersi mai sul serio.
Guarda che bel vedovo. Ci vado io. No, perché te? Ci vuoi io? No, si fa la conta. No, l'ho visto prima io. È mio. Scusi, ma noi ci conosciamo? Lei no, ma io sì. Adelina mi parlava sempre di lei, Paolo. È un parente di Crotone? Molto di più di un parente. Adelina le voleva molto bene, sa? Ma scusi, ma lei? Ma lei chi è? Che importa il nome? Ormai di fronte alla morte non resta che la comprensione e il perdono. Tutti e due l'abbiamo amata. E lei ci ha amato tutti e due. Me più fisicamente, più carnalmente. Te più spiritualmente, Paolo. Ma cosa sta dicendo? Lei è stato... Adelina è stata... Per questo il mio dolore è pari al tuo. Possibile. Noi siamo fratelli nel dolore, Paolo. Ma non è possibile... Adelina, proprio tu. Ma dove, quando? Quando? A me sembra di averla sempre amata. È stato quando ho fatto quel corso di elettronica in Germania, vero? Non si deve mai andare in Germania, Paolo. Ma vieni fra le mie braccia, Paolo. Io ho un unico desiderio ormai, diventare tuo amico. E voglio invecchiare accanto a te, nel ricordo della nostra adorata Adelina, sposa e amante impareggiabile. Impareggiabile? Impareggiabile, troia! Troia, puttana! Non ti permetto di oltraggiare la mia Adelina, eh? Ma cosa dici? Oh! Porco maiale, allora, quale è tua? Questa non è una reazione civile. Io no, ti ammazzo! No, insomma, basta! Ehi, lei turba il sonno dei nostri poveri morti! Vergogna! Vergogna una sega? Vorrei vedere voi al posto mio! Questa troia, puttanona infame, lava! Buono! No, ti è, puttanona! Culo! Vado via! Io non ti servo rancore, Paolo! No, ti è! Oh, puttana! Io ti perdono! E basta, vuoi che torni indietro? Oh, se non era per noi, quello ti pigliava ornate. Vuol dire che l'ho fatto bene. No, per me tu ci ha dato troppo. Sei dentro. Sempre così esplicito, pesante. È uno stile. Io preferivo quello del Perozzi. La portava più sul fine, più sul delicato. E di solito finiva tutto con un abbraccio. Lui in queste cose era insostituibile. Nei funerali, decessi, interramenti, era un maestro. Vi rammentate quando fece morire la moglie del fornaio? Per trombarla meglio. Era forte il Perozzi. Era un grande. Fu verso il 66, mi pare, no? O giù di lì.